Yo, guys, Neo. È un Souls-like? Non picchiarmi, ho detto qualcosa di sbagliato finora. No, 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 tutto a posto, tutto a posto. Va bene, è una specie di Souls, siamo un ninja, un samurai. Siamo un britannico samurai. Siamo un samurai con... Con il tè. Con il tè. E siamo in Giappone. Se dobbiamo combattere contro questi figli del demonio, qualunque cosa sia quella lì, ci sono gli yokai del demonio, sono stati liberati i demoni adesso. Non sembra una specie di gelatina che vendevano nei negozi vicino alla scuola ai bambini per 5 centesimi? È un po' strano. Allora, vi dico un po' la trama. Sta per esserci una guerra contro il signore dei demoni, parole povere. Noi siamo questo tizio qua, che diciamo il proprio nome, ma un nome molto britannico, quindi è tradizionale. Si chiama Charles. Dai, molto vicino. Charles. Mi sono rovinato sui capelli con sorta di merda, Yosano. Dur, la storia non frega una sega a nessuno, tanto devi soltanto combattere contro i nemici. È un gioco molto... E anche suonarle. È un gioco molto tattico, ci sono i livelli, devi salire di livello, sblocchi delle nuove abilità, se i nemici sono più forti di te lo prendi in culo, se tocchi l'acqua lo prendi in culo, se l'acqua ti tocca lo prendi in culo, se piove e ti bagni lo prendi in sedere, a quanto pare, se sudi lo prendi in culo. Quando muori perdi tutto. Who can say where the road goes? Non ho controllato neanche quanti punti avevo. Comunque. Anche questo è un Souls-like, a chi piacciono i Souls-like è un capolavoro. Sì, è tipo, credo al quarto, quinto posto più complicato, tipo. Sì, è un bel gioco. E io l'ho iniziato come primo Souls-like. Ecco un altro gioco che vorrei provare. Qual era quello nuovo? Sul grano? Kingdom Come Deliverance? No. uno sul grano, che si gioca sul grano. Ghost of Tsushima. Sì, quella è tanta roba. Quella è senza livelli. Quella è tanta roba. Credo. Comunque io sono a livello 61. Il primo boss che ho battuto era da livello 10, io ero livello 30. Mi ha comunque shotato 3 volte. Capite la complicatezza? Durma, secondo te sono un po' grasso? No, quella malvicella, no. Sono il mio piccolo sciocchiotto, pucci pucci. Forse ho solo le ossa larghe. Sì. Credimi, ho le ossa larghe. No, perché siamo come al tempo di nuovo lui? Perché sono morto, adesso tutto inizia da capo. Che gioco di merda è? Allora, ci abbiamo un'impugnatura bassa. Poi ce l'abbiamo un'impugnatura intermedia. Oh, che cazzo stai dicendo? Piano. Sì. Cosa stai spiegando? Abbiamo 3 tipi di impugnatura. Che cazzo significa impugnatura? Come tiene la spada, è stile di... E dove cazzo devo guardare sul monitor? Qui. Ah. Qui, destra giù. Sì. Quindi con X hai l'impugnatura bassa, vedi? Sì. Poi media. Sì. Come tu alta. Porco Dio, sono un genio. Però cambia, vedi, quelle alte sono pesanti. Sì. Quelle medie sono un po' più rapide. Sì. E quella bassissima sono più rapide. Ok, e con quella, con la O? La metti via. Ah, interessante. Sì. Però con quella alta fai più danno. Fai più danno, però te le prendi più in fretta. Ok. Io uso quella bassa. Così sono più in fretta. È un gioco molto tattico. Molto tattico. Ci sono tante abilità. Non mi dispiace. No, è molto bello. Solo che uno devi essere paziente, due devi fare attenzione a non finire i santi. Cioè. Quando cominci il gioco? Allora ragazzi, abbiamo qui il Vecchio Testamento, cominciamo dal primo. Giuse? Mosè. Che cosa chiamano? Perché non so. Perfetto. Sono il gioco da un anno questo gioco, non sono ancora riuscito a battere. Però quello che non mi va proprio giù è che non c'è la storia. C'è la storia. Però non è in tutto la storia, tipo, adesso dove ti stai andando? A far cosa? A battere il boss finale. Per quale motivo? Perché è cattivo. Capisci?
Dar spune che il vostro nano si va a stare. Oh, oh, oh. Questi punti che si tolgono così mi piace da morire. Però mi ti piace su Cyberpunk. No, perché qui me lo aspetto. Capisci? Qui me lo aspetto. Però su Cyberpunk. Un arco più potente del mio. Questo è il dardo. L'hai preso? Sì. Ho trovato un arco più performante del mio arco. C'è un altro gioco bellissimo che l'ha giocato Redditz. È molto Souls-like. Simile a questo, simile a Dark Souls. Però è tipo nel 1500 con i cose. È tipo medievale. Gods of War si chiama, qualche stronzata del genere. Quello è un bel gioco. Quello è molto bello. Sì. Non dirmi tutti i Souls like sono medievali. Tipo nel tardo medievale. No. Demon's Souls è quell'ultimo, giusto? Sì, sì. Questo che sto facendo adesso sono dei mini boss. E sono duri da mandare. Ecco, una cosa che non mi è chiarissima, Tutta sta potenza sulla Play 4 ottima, mi piace da morire. Un gioco così girerebbe tranquillamente su una Nintendo Switch o su qualunque telefono. E su telefono secondo me sarebbe anche più carino. Attualmente i telefoni sono un pochino più potenti di un Nintendo a volte. Tipo, questo qua è poca roba, tipo, non è tanto, non è che serve tutto sul schermo. Capisci? È poca roba, devi combattere contro una persona, è uno a uno, sono combattimenti uno a uno. Le map sono sempre chiuse, tipo, sì, già pre-renderizzate, quindi non... Solo quando c'è il caricamento si renderizza la mappa, per il resto è sempre così. Tipo su Battlefield capirei il grande schermo sui multiplayer. Anche i giochi di corsa possono essere fatti in piccolo in realtà. Però c'è questa immersione quando è in grado. Però così, in terza persona, il personaggio è piccolo. Stai combattendo contro un altro personaggio. Te le danno a volte. Sì, ma ci sta anche nello schermo piccolo, prendi come esempio Zelda. Sì, Zelda sì. Ma i samurai non sanno nuotare. No, in questo gioco no. Abilità che sbloccano dopo la morte. Comunque mi sono 59.000 punti per passare al livello successivo. Il livello successivo mi dà un punto di vita. Bene, quanti punti hai adesso? 38.000. Molto bene. Oh, sta per finire la batteria del telefono, ragazzi. Vabbè, raga, abbiamo capito come gioco, dai. Il gioco è stupendo, su. Sì, è molto bello. Dai, peace. Finito, peace. No, un bel gioco, questo. Sì, in futuro ci saranno altri bei giochi. Cazzo. Yeah.